In un episodio di violenza a Jesolo due camerieri sono stati aggrediti da tre persone solo per aver detto che con i costumi bagnati non ci si poteva sedere sulle poltrone, indagano i carabinieri. Dai droni ai checkpoint agli ingressi sono le proposte concrete da attuare subito degli albergatori jesolani per far fronte a questi episodi di violenza. Incendio a Valle Ossi, allarme per la pinetta di Eraclea Mare, intorno alle 15 sono divampate le fiamme alle spalle della Laguna del Mort, la causa potrebbe essere accidentale. Sarà una giornata di caos e disagi, quella di domani all'aeroporto Marco Polo, i dipendenti di terra incroceranno le braccia per quattro ore ma si fermeranno anche alcune compagnie aeree. Decoro urbano, controlli di polizia locale nella zona di Rialto, raffica di multe 5 sanzioni, una diffida per un totale di 2500 euro. Bagni di sole e rischi per la pelle, uno screening dell'US3 per monitorare la diffusione della keratosi tinica, le macchie di chi si è sovraesposto nel tempo. Dall'India Mira i maestri tibetani mostrano l'arte del mandala che quest'anno più che mai punta a diffondere una preghiera e un messaggio di pace. Buongiorno, ben ritrovati dalla Redazione di Venezia. Dunque, questi i titoli di oggi. Nel primo piano la cronaca, un altro episodio di violenza. a Jesolo a distanza di poco tempo. Due camerieri sono stati aggrediti da tre persone di origine nordafricana. Solo per aver detto che con i costumi bagnati non ci si poteva sedere sulle poltrone. Attimi di tensione ieri pomeriggio in un ristorante Pizzeria di Jesolo, poco dopo le 15. Si sono presentati in tre qui all'ingresso della pizzeria in via Baffile. A quel punto è arrivato un cameriere per chiedere eh, di che cosa avessero bisogno. Hanno chiesto un tavolo, ma erano a petto nudo e eh, con i costumi fradici. Quindi il cameriere eh, gli ha semplicemente detto che si sarebbero dovuti sedere eh, sulle sedie normali e non sulle poltrone. Da lì si è scatenato l'inferno. Uno di loro, tutti di origine nordafricana e sui 30 anni, ha sferrato un pugno in pieno volto al responsabile di sala. Poi sono fuggiti verso la spiaggia imboccando l'accesso al mare inseguiti da alcuni camerieri. Qui c'è stata una seconda colluttazione, ad avere la peggio un altro cameriere ferito al braccio con un coltellino che uno degli aggressori aveva nascosto nella tasca. 25 punti di sutura. Poi la fuga. Mentre i titolari del locale accompagnavano i due dipendenti all'ospedale, sul posto sono giunti carabinieri e polizia. Sembra che due degli aggressori siano stati identificati, ma le indagini dei militari dell'arma continuano a tutto campo, anche con l'aiuto delle poche immagini a disposizione delle telecamere di videosorveglianza. Un episodio di violenza che, anche se di diversa natura, arriva dopo quelli dei giorni scorsi. Il più grave è quello nel condominio di Viana Utili con l'aggressione di tre giovani accoltellati. Poi la rapina di un giovane turista tedesco, la rapina di un monopattino un bengalese, il tentato furto da un magrebino a un gruppo di giovani che hanno reagito bloccandolo, permettendone l'arresto. Tutto in pochi giorni e i cittadini si interrogano. Finché litigano tra di loro, sì, no, non è problema. Sicuramente per le famiglie è un disagio e porta anche per il comune magari un allontanamento dei turisti. Ci vorrebbe un po' di più di sicurezza. Anche io, dove sono io, sono in una sala giochi e dunque ne sono parecchi che arrivano ubriachi. E o... Con molto maleducazione, avete anche coraggio di fare discussione con la persona, anche con modi e modi di dire guarda che ci sono altre persone, ma purtroppo poi sei costretto a chiamare la legge, ma allora sì te li mettono fuori, però casomai il giorno dopo te li trovi di nuovo là, che ti danno di nuovo fastidio. E il problema è non so come fare. Comunque. Dovrebbero prendere un po' di provvedimenti loro, di fare forse qualche penalità in loro, chi fa danni, di farli penare un po' di più, così vediamo se ci pensano due volte prima di fare un danno. Grande preoccupazione viene espressa dagli albergatori che propongono una serie di soluzioni concrete da attuare nell'immediato. L'appello dell'amministrazione a inizio stagione di mandare da subito più forze dell'ordine in supporto per fronteggiare gli episodi di violenza e aggressioni a Jesolo non ha dato i frutti sperati e alla luce dell'ultimo fatto arrivano le proposte degli albergatori, concrete e soprattutto da attuare nell'immediato. Se facciamo sempre le stesse cose otterremo sempre gli stessi risultati, quindi è evidente che forse questo non basta. Se da le piccole risse da bar, diciamo così, fuori in piazza siamo passati a questo tipo di episodi, probabilmente è un'escalation che ne di interventi diversi rispetto a quelli che abbiamo fatto fino a ieri, fermo restando che la carenza di uomini resta tale. Quindi eh, se la necessità è quella di iniziare a fare dei checkpoint all'ingresso, forse per monitorare gli accessi a Jesolo come si faceva in passato, in realtà per eh, le stazioni degli autobus, eh, Vogliamo far utilizzare i droni dalla polizia locale che so aveva nel suo essere anche un'intenzione simile per monitorare la spiaggia o per tenere d'occhio la via principale perché poi si svolgono in zone abbastanza delimitate, voglio dire, questi episodi. E ancora i lettori di targhe, le guardie giurate sugli autobus e controlli più stringenti nelle strutture ricettive. Dobbiamo iniziare a essere un po' più proattivi, un po' meno rimbalzarci le responsabilità e le colpe, essere tutti quanti. Parte in causa di un processo che ci deve portare a risoluzione di questa tematica. Non dobbiamo compromettere la località per vendere una camera, per vendere un appartamento, dobbiamo tutelare la località anche come imprenditori, ma dobbiamo essere messi nelle condizioni di non accettare a volte certe persone, certi ospiti che non devono appunto per definizione essere ospiti della nostra località ma in questo momento si prenotano su un portale noi siamo obbligati ad accettarli, ad esempio. Quindi creiamo anche questo tipo di condizioni facendo un'assunzione di responsabilità anche come singoli categorie e singoli imprenditori. Queste dunque le proposte degli albergatori da attuare subito senza che però passi un messaggio sbagliato. Iesolo rimane una località sicura e questi episodi, sebbene iniziano a essere fin troppo frequenti, sono episodi isolati, non parliamo di grande criminalità. Eh, certo che eh, per un'immagine di una località turistica come Iesolo eh, questi momenti, questi episodi non ci mettono in buona luce e questo ci fa anche molto arrabbiare, devo dire la verità. A Jesolo in occasione del Santo Patrono Giovanni Battista che si celebra anche a Genova, il Cardinale Angelo Bagnasco ha evidenziato l'importanza di un lavoro sinergico per far fronte a questi episodi. C'è bisogno di una formazione permanente, cominciare dai nostri ragazzi e poi continuata, una formazione permanente che sostenga la capacità di pensare in modo critico, in modo autonomo, in modo corretto, una formazione etica che vada oltre il relativismo dominante in Occidente che porta poi anche a questi frutti, perché quando c'è una confusione teoretica, cioè concettuale, valoriale e anche morale, poi la gente non sa più cosa, chi è, cos'è giusto, cosa è sbagliato e più facilmente ci si abbandona a quello che è l'istinto immediato. È necessario sostenere invece la maturità, la, la struttura, la forza interiore di, di ognuno di noi, la Chiesa fa il suo, la sua parte e la società attraverso la scuola, tutte le altre iniziative che si possono fare anche, bisogna sempre più collaborare insieme. Allarme per la pineta di Eraclea Mare verso le 15 sono divampate le fiamme alle spalle della laguna del morta ai confini con Jesolo, hanno incendiato parte della proprietà privata del futuro villaggio turistico rurale in costruzione ma il vento le ha spinte poi in direzione Cortellazzo sul posto i vigili del fuoco di Jesolo e Sandonà, la polizia locale di Eraclea e Jesolo e i carabinieri che hanno chiamato i colleghi della forestale con l'elicottero a prelevare l'acqua dal mare e versarla sulle fiamme, allertate anche i volontari della protezione civile, le cause sono ancora da accertare, probabile la causa accidentale come una sigaretta ma in condizioni di siccità come quelle attuali anche una disattenzione può provocare un disastro ambientale disagio e caos domani all'aeroporto di Venezia rischia molti voli più lo sciopero di quattro ore del personale di terra Sarà un'altra giornata di caos e disagi, quella di domani all'aeroporto Marco Polo di Tessera. I dipendenti di terra infatti incroceranno le braccia per quattro ore, dalle 10 alle 14, per protestare contro la mancanza di personale che la CISL denuncia già da tempo. Le questioni che lamentiamo sono turni massacranti, mancanza di personale e la possibilità di avere un, una vita privata eh, che si possa ritenere tale. Le questioni sono molto importanti, ehm, quindi eh, noi confidiamo eh, che ci sia una risposta da parte dei lavoratori decisa. Ma a scioperare domani saranno anche piloti e assistenti di volo delle compagnie aeree Ryanair, EasyJet, Volotea, Malta Air della società Crewlink che si fermeranno per 24 ore sciopereranno per chiedere contratti di lavoro in linea ai minimi salariali previsti dal contratto collettivo nazionale, così come previsto dalla legge, scrivono in una nota. Inoltre, attraverso lo sciopero, rivendichiamo, si legge, acqua e cibo per gli equipaggi, spesso impossibilitati a scendere dall'aereo anche per 14 ore consecutive e la cancellazione dei tagli ai salari introdotti per fronteggiare un periodo di crisi non più attuale, scrivono da Ryanair. Se non ascoltati procederemo senza indugi con ulteriori azioni di protesta già a partire dal mese di luglio. Cinque sanzioni amministrative, una diffida per un totale di circa 2.500 euro di multa. Il bilancio della polizia locale, dopo i controlli di ieri a tutela del decoro dell'area di rialto, il personale del nucleo di polizia delle attività produttive ha verificato lo stato di tutte le attività presenti su Ruga del, degli Oresi e Campo San Giacometto, con attenzione alle modalità di esposizione della merce. A fronte delle oltre 20 infrazioni rilevate nelle scorse settimane, spiegano dal comando, si è assistito ad un miglioramento della situazione per effetto dei controlli. La stessa polizia locale ha reso noti i dati dell'attività di tutela del decoro svolta in piazza San Marco. Da inizio anno sono stati sanzionati 24 utilizzatori di droni, 67 persone che hanno raggiunto la piazza con biciclette o monopattini. Sono state sanzionate e raggiunte da Daspo circa 60, tra persone che si avvicinavano, che avvicinavano i turisti per raccolte firme, lemosine o donazioni per cause fittizie. Ed ancora a cronaca, sequestrati a Chioggia 600 kg di vongole senza attestazione sanitaria. I finanzieri di Chioggia hanno sequestrato 600 kg di vongole veraci. Durante il pattugliamento marittimo hanno notato un insolito traffico di barchini da diporto di piccole dimensioni in zona saloni all'interno del territorio del comune. I successivi servizi di osservazione hanno permesso di individuare due persone che utilizzando un furgone commerciale. Provvedevano a raccogliere il frutto delle battute di pesca di molluschi bivalvi del tipo comunemente denominato vongola verace, verosimilmente raccolte in zone precluse. I militari operanti hanno così deciso di sottoporre a controllo il veicolo commerciale, al cui interno sono stati trovati 600 kg di vongole, prive di attestazione sanitaria, idonea a ricostruire la filiera del prodotto ittico. Il prodotto, la cui provenienza rimane tuttora ignota, stava per essere trasportato all'interno di un veicolo commerciale privo di sistema di refrigerazione e, una volta commercializzato, sarebbe stato immesso in consumo. I due occupanti e la società proprietaria del veicolo sono stati multati e le vongole sequestrate. La Procura della Repubblica di Venezia ha delegato la Guardia di Finanza l'esecuzione di un provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili, immobili e disponibilità finanziaria per circa 7 milioni di euro nei confronti di due aziende e otto persone coinvolte nel fallimento di una società già proprietaria del centro commerciale Tom della provincia di Venezia. L'operazione è frutto di un'attività investigativa diretta dall'autorità giudiziaria ed eseguita dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Venezia che ha consentito di raccogliere diversi circostanti Stanziati elementi indiziari a carico degli amministratori dell'impresa con possibili violazioni penali di carattere societario e tributario, nonché alla procura della Repubblica di richiedere al Tribunale il fallimento della società. Ed ora parliamo di bagni di sole e rischi però per la pelle. Uno screening dell'ULSE 3 per monitorare la diffusione della cheratosi atinica all'ospedale civile di Venezia. Sole che comporta non solo benefici ma anche problematiche per la pelle a chi si espone in maniera non congrua. Un open day dell'ULS3 sulla pelle, che ha permesso lo screening su 80 pazienti, over 50, effettuato all'Ospedale Civile di Venezia, ha evidenziato che l'80% di questi è affetto dal problema della cheratosi attinica. Per semplificare, le macchie ruvide che si possono formare sulla pelle dopo anni di esposizioni non attente e che in una percentuale minima possono trasformarsi in tumore della pelle. Sono in pratica mh, delle lesioni eh, displasiche a carico delle cellule dell'epidermide che sono appunto i cheratinociti. Quindi, eh, lesione displasica vuol dire che il cheratinocita ha una serie di eh, malfunzionamenti indotti dalle pregresse esposizioni solari e che continuando a eh, accumulare un carico di danno possono poi portarlo a sconfinare verso il campo delle neoplasie cutanee. Di qui l'invito all'attenzione. Basta mezz'ora al giorno di sole per caricarsi di vitamina D e l'invito è quello a proteggersi. Al giorno d'oggi direi che un soggetto con fototipo basso, ebbene che stia su un fattore di protezione totale, un soggetto con un fototipo più alto può al limite scendere fino a un fattore di protezione 30. Infine l'appello, quello al monitoraggio problema che già era evidente sulla loro pelle, eh, diventa opportuno eh, magari guardarsi con un pochino d'attenzione e se nel corso degli ultimi anni sono comparse crosticine, chiazzette o eh, macchie di qualche tipo, magari in prima battuta sottoporle all'attenzione del medico curante che poi provvederà nel caso di selezionare i pazienti e di inoltrarli alla nostra attenzione. Lettera del sindaco di Chioggia, Mauro Armelao, per chiedere insieme al Presidente del Consorzio di Bonifica Adige Euganeo un incontro col Ministro all'Agricoltura. L'obiettivo è fare il punto della situazione e dei finanziamenti necessari a terminare i lavori di sbarramento anti-intrusione Salina alle foci del fiume Brenta per rispondere alle esigenze irrigue e la realizzazione del nuovo attraversamento stradale che collegherà Sottomarina alla frazione Sud. Olimpiadi nazionali di cyber security Vanessa Caccin sul podio con la sua squadra. Adesso dice ho più consapevolezza dei rischi della rete. Sono uscita dal palco euforica, ho cominciato a girare ovunque, mi sono andata a bere acqua, cioè veramente sì, ero felicissima. La racconta così la sua vittoria alla finale del primo concorso di Cyber Trials, finale che si è svolta a maggio a Torino e ha visto sul podio Vanessa Caccin insieme alla sua squadra. La diciottenne di Caselle di Santa Maria di Sala, studentessa del liceo Maiorana Corner di Milano, ha partecipato ad un programma gratuito di formazione e gaming per studentesse delle superiori organizzato dal Laboratorio Nazionale di Cyber Security del Consorzio Interuniversitario Nazionale per l'Informatica. Erano 390 le studentesse da tutta Italia impegnate da marzo in un percorso di lezioni sulla sicurezza informatica che ha portato 50 di loro alla finale. Nella finale eravamo in 50, e infatti abbiamo, eravamo tipo in 11 squadre rispetto alle oltre 20 iniziali e in questa finale ci siamo battute diciamo, per avere gli ultimi punti e superare infine il resto. Dopo il percorso è cresciuta la consapevolezza sui rischi nascosti nel web. Quando si sta su internet ormai si sa che su certi siti c'è il rischio di beccare dei virus, eccetera, però non avevo idea, ad esempio, delle mail, di questi attacchi di phishing che potevano arrivare in qualunque momento. Adesso sto molto più attenta agli indirizzi, a tutti quei link su cui di solito si clicca involontariamente e soprattutto anche alle foto perché si deve stare attenti alle informazioni che si trasmettono ad esempio ogni volta che si vuole postare qualcosa si deve pensare prima uh, vale la pena postare questo cosa può farci la gente vedendo questo cosa potrà succedere dopo che avrò pubblicato questo cioè farsi qualche domanda ecco fermarsi a pensare come quando tu esci e devi parlare con qualcuno ovviamente non è che parli a caso pensi prima di dire le cose la stessa cosa anche online, ci si deve rendere conto di quello che si fa. Noi non vediamo alla fine, è tutto così preimpostato, crediamo di mettere qualcosa e non abbiamo idea di cosa succede dopo. Dall'India a Mira i maestri monaci tibetani mostrano l'arte del mandala che quest'anno più che mai punta a diffondere una preghiera e un messaggio di pace. Il suono dell'arte ultramillenaria del mandala. La sabbia finissima entra in questi imbuti di metallo che presentano delle goffrature che vengono raschiate per produrre vibrazioni sufficienti a far uscire i granelli di sabbia. Composizioni geometriche e simboliche vengono utilizzati come strumento per consacrare o benedire la terra ai suoi abitanti. Le mani sapienti dei tre maestri monaci tibetani arrivati dall'India fino a Mira cospargono qui la polvere colorata. Impiegheranno tre giorni a completare questa composizione che rappresenta il nostro potere di acquisire saggezza e combattere odio e negatività. E quest'anno la preghiera più che mai è rivolta a diffondere un messaggio di pace e armonia globale. Ci sono vari tipi di mandala, quest'anno hanno dedicato proprio il tour della mandala in Italia, dedicando, visto che abbiamo passato la pandemia e la guerra, è volutamente ha dedicato questa mandala per portare beneficio. I colori hanno un significato? Sì, sì, anche i colori hanno un significato, anche la posizione ha significato, quindi eh, quando fanno mandala devono essere eh, posizioni specifico e colore specifico, perché hanno il significato. Al termine della Tre giorni di Mandala Tour organizzato dal centro tibetano Ama Himalayan Tibetan People Friend of Europe, i milioni di granelli di sabbia disposti sulla superficie piatta saranno dispersi per liberare e diffondere la benedizione e ricordare all'uomo la sua impermanenza nel mondo materiale. Rash finale verso i ballottaggi, si vota domenica dalle 7 alle 23 a Verona, Iesolo, Feltre e Tiene, Antena 3 seguirà in diretta gli attesissimi risultati con una puntata speciale di Ring dalle 21.15, una maratona da non perdere con collegamenti in diretta e ospiti in studio per commentare il verdetto delle urne. Questa era l'ultima notizia, vi lascio ovviamente le nostre previsioni del tempo, grazie davvero per averci seguito, arrivederci. Benvenuti al meteo. L'anticiclone africano rimarrà ben saldo sull'Italia, caldo intenso, protagonista anche in questo weekend. Vediamo in dettaglio di sabato 25 giugno. Sul Veneto sarà soleggiato, il cielo sarà da sereno a poco nuvoloso. Nel pomeriggio poi sarà possibile qualche locale piovasco sulle zone montane, probabilità bassa invece di occasionali fenomeni su quelle pedemontane. Clima affoso e temperature sostanzialmente stazionarie, minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra i 27 e i 32 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia-Giulia, anche in questo caso bel tempo, cielo poco nuvoloso, più sereno sulla costa. Locale variabilità invece in montagna dove saranno possibili rovesci temporaleschi a partire dal pomeriggio. Temperature minime sui 18-23 gradi, massime sui 28-30 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino-Alto Adige, anche qui le condizioni saranno stabili con un ampio soleggiamento su tutti i settori. Temperature minime intorno ai 16 gradi, massime intorno ai 29. Dal Meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione. Arrivederci. I'm